Ci troviamo nella vigna del Poggetto e in questo momento stiamo facendo dei lavori di palizzamento della vegetazione in modo da contenerla entro i due fili che ci stanno sia subito sopra la fascia, diciamo, produttiva e un'altra coppia invece proprio in cima. Questa è la seconda operazione in verde che facciamo dopo che abbiamo fatto invece il diradamento dei germogli, che significa che da ogni gemma teniamo solamente un tralcio. Sì, in questo momento Fabio sta mettendo i capi dentro questi fili mobili che poi vengono anche chiusi, infatti. E questo perché? Perché i tralci non vadano nel mezzo del filare, e perché se vanno nel mezzo del filare poi quando passano le macchine per fare i trattamenti potrebbero romperli. Invece è importante che ci siano almeno 7, 8, 10 foglie sopra il grappolo, che sono quelle foglie poi che fanno maturare l'uva, sia dal punto di vista zuccherino e ancora più importante dal punto di vista fenolico. Anzi, sono proprio le foglie basali, le 4-5 foglie basali, che sono importanti per i tannini che poi si ritrovano nell'uva e poi nel vino.